Al via la lotteria degli scontrini. Da oggi, per ogni euro pagato con strumenti elettronici, si avrà diritto a tanti biglietti virtuali validi per concorrere alle estrazioni. La prima è in programma per l'11 marzo e decreterà i primi 20 vincitori. Per partecipare è sufficiente mostrare, al momento dell'acquisto, un codice alfanumerico che si può richiedere inserendo il codice fiscale sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it. Prevista anche una estrazione annuale con un premio da 5 milioni di euro per l'acquirente e 1 milione di euro per l'esercente che ha emesso il biglietto vincente. Intesa San Paolo e CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, hanno siglato un nuovo accordo per il sostegno alle 620.000 aziende associate con oltre 1 milione di addetti. In particolare, in linea con i meccanismi del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali introdotti dal decreto rilancio, l'accordo offre alle imprese associate un pacchetto di strumenti utili per sostenerle nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura. Le soluzioni potranno essere abbinate alle misure del decreto liquidità per l'accesso al Fondo Generale di Garanzia e alla Garanzia Italia di SACE. Il turismo globale ha perso 1.300 miliardi di dollari nel 2020 a causa delle restrizioni ai viaggi causate dalla pandemia. La crisi ha messo a rischio tra i 100 e i 120 milioni di posti di lavoro, molti dei quali nelle piccole e medie imprese, secondo quanto riferisce l'Organizzazione Mondiale del Turismo. La cifra rappresenta più di 11 volte la perdita registrata durante la crisi economica globale del 2009 e corrisponde a un calo del 74% degli arrivi di turisti nel mondo rispetto al 2019. Parziali buone notizie per i contribuenti italiani. Infatti il Ministero delle Finanze ha deciso di prorogare la sospensione dell'invio delle cartelle esattoriali, 34 milioni, e dei 15 circa milioni di accertamento al 28 febbraio di quest'anno. Ovviamente dal 1 marzo, purtroppo, se non ci sono provvedimenti più seri e più concreti da parte del governo, si scatenerà per i contribuenti l'inferno. È auspicabile una rottamazione quater e un saldo e stralcio per gli accertamenti a carico dei contribuenti.